San Carlo Canavese, festa della Madonna d'Europa, siamo qui con il presidente della Proloco, Sergio Droetto. Sergio, questa festa oramai è un elemento consolidato per il comune di San Carlo e anche per tutti i sancarlesi. Beh, fin da piccolo io mi ricordo di questa festa e quindi per la Proloco, di cui sono onorato di essere il presidente, continua con questa esperienza cercando di dare il meglio perché possa soddisfare sia gli adulti che i bambini. In merito alle recenti normative di sicurezza per i fatti di Piazza San Carlo dell'anno scorso, quanto è stato difficile organizzare tutto quanto, l'impianto di sicurezza di questa festa e le varie procedure che dovete attuare? Beh, sicuramente per tutte le associazioni diventa molto più difficile. È importante la sicurezza di tutti quelli che organizzano e soprattutto quelli che partecipano, però noi abbiamo adempiuto a tutto quanto richiesto grazie anche all'aiuto di alcuni soci che sono abilitati a tutto questo e li ringrazio per tutto il lavoro enorme che hanno fatto e stanno facendo. Hai tirato in ballo le associazioni del Comune di San Carlo, quanto importanti sono per la Proloco le associazioni locali? Assolutamente importantissime, perché con loro c'è un ottimo rapporto, una collaborazione estrema e ringrazio tutti loro, in particolar modo l'associazione Frassati con la quale organizziamo i pomeriggi per i bambini. Grazie a tutti loro. Innanzitutto il direttivo Proloco, assolutamente quelli che si sono impegnati da mesi per realizzare tutto questo con mille difficoltà. Poi tutti i soci che ci stanno aiutando a realizzarla, in particolar modo i giovani e i ragazzi che servono al polifunzionale. Devo ringraziare assolutamente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, Don Giuliano che è sempre disponibile, presente e ci aiuta, gli animatori e, come abbiamo detto, tutte le associazioni che ci hanno supportato e ci aiutano continuamente. Per l'organizzazione del reparto gastronomico culinario, quanti volontari hanno collaborato? Beh, sono molti, più di quanti mi sarei aspettato quest'anno, essendo sotto un periodo ancora di vacanza. Penso che superiamo abbondantemente le 40 persone.